Mi trovo a Taranto, nel pieno centro di Taranto, esattamente in via Duca degli Abruzzi, quasi ad angolo con via Anfiteatro. Ripeto, nel centro di Taranto. Guardate un po'. Questa è la situazione dei cassonetti, rifiuti che traboccano, sacchi, sacconi, di tutto di più. Taranto sembra una città, anzi è diventata con l'amministrazione Melucci una città del terzo mondo. Immaginate un po' cosa devono pensare i turisti, ma prima ancora che i turisti, che cosa dobbiamo pensare noi cittadini che paghiamo fior di quattrini per quanto riguarda la Tari e viviamo in questo stato di merda, in questa condizione di merda, perché così va definita, senza mezzi termini. E poi il vice sindaco Manzulli, che parla di sentiment, di attrattiva turistica della città di Taranto. Ma quale cazzo di attrattiva turistica? Questa è l'attrattiva turistica di Taranto che voi, signori amministratori, avete prodotto. E poco mi interessa che voi ora addebitiate le colpe, le responsabilità ai mancati conferimenti in discarica, perché ci sarebbero problemi con la discarica. Poco me ne frega, la discarica, quell'azienda l'avete scelta voi, non l'ho scelta io. E quindi questo è il quadro penoso di Taranto. Il cittadino paga le tasse per trovarsi che cosa? Nella merda? Nello schifo? Vedete, io non voglio essere qualunquista o non voglio essere accusato di gridare, di parlare alla pancia o di demagogia, ma davanti a questa situazione, che solo in un paese del terzo mondo accade, che giustificazioni potete dare? Che giustificazioni? Questa è la peggiore amministrazione comunale di sempre. Questa è una distruzione nei confronti della città di Taranto. State distruggendo Taranto, guardate. Questi sono i segni della distruzione, sono i segni di una città del terzo mondo. Guardate, ditemi voi se, di grazia, se è normale una cosa del genere. Credetemi, non ci sono altre parole. Questi, cari signori, sono i risultati dell'amministrazione Melucci. E questa la vera immagine dell'amministrazione Melucci. Ricordate quando dice: il meglio viene adesso? Ricordate quando dice: stiamo seminando la rinascita? Altro che rinascita! State seminando la merda!